Ben ritrovati con i Talkers. Siamo pronti per conoscere l'artista di questa sera. Il suo nome è Sara Panicciat. Si definisce a volte psicologa, a volte cantautrice. Da poco è uscito il suo inedito, meraviglioso Disordine. Salutiamo la giovanissima Sindrome. Vabbè, alla fine scoprirò quale e quindi la metterò tra Esatto. qualche anno, magari. Ci sta. Poi ci Quale delle arriviamo. tante? Sì, scopro quale sindrome, la sindrome di Sara, non lo so. C'è anche la sacra sindrome, no? La sacra sindrome, è figa. Va bene, senti Sara, allora, tu hai partecipato a diversi festival, insomma, in questi anni. Citiamone alcuni, dai, Filone d'Oro, Sanremo Music Awards, Tanti anni fa, dai. prima del Covid, Vabbè, mi dai, ricordo, citiamo. c'è stato anche un Sanremo era. pre-Covid, è Once incredibile, non lo upon a time. ricordiamo. C'era una Sì. vita prima del Covid. È C'è una assurdo. vita. Ho fatto il Sanremo Music Awards e lì fortunatissima che l'avevo vinto, dico, una volta è una gioia nella vita. Invece è arrivato il Covid, tipo dovevo partire a metà marzo, il 10 già hanno chiuso, dai. Caspita, vabbè, dai, ci Vabbè, saranno altre poi. occasioni sicuramente. Certo. Ma Era senti, allora, destino. intanto, esatto. Allora, intanto, come hai vissuto l'esperienza dei festival in prima persona e in generale, cosa rappresentano i festival musicali per un artista emergente? Ma diciamo che è un modo per allenarsi, secondo me, nel senso per iniziare a cantare in giro, fare un po' di esperienza, poi conosci gente, entri un po' nel giro sempre. Certo. E infatti è proprio lì che ho conosciuto Michele Pecore, con cui adesso Sì, collaboro e ho certo. iniziato a farlo seriamente, diciamo, non come gioco, come hobby, come era prima. Quindi così, serve proprio permettersi a farlo e continuare, insomma. E anche divertirsi, dai. Ah sì, quello ovvio, per forza, anche Ecco, perché cioè, incontri un sacco di gente che ha la stessa passione che magari normalmente in giro non vedi, invece tutti ammucchiati, tutti felicemente appassionati di musica, molto bello. è vero quando ci si Certo. ritrova con gente che ha la stessa passione nostra, Sì, vero? ovvio. Oppure Già. quando trovi, magari non so se anche voi colleghi talkers vi siete mai trovati ai dei provini per la TV, per la radio, che si trovano quei soggetti un po' come noi quando ci siamo conosciuti Assolutamente, allo quell'atmosfera. speaker. Come vi siete conosciuti Quell'atmosfera. voi? Noi ci siamo conosciuti a Radio Speaker, questo corso per speaker radiofonici a Roma, e quindi era più o meno il clima da provino. Quindi È ci siamo vero. trovati lì, sembravamo degli alcolisti anonimi, uno in fianco No, dai! all'altro. Che lo fai? L'unica che sorrideva era Federica, era l'unica disinvolta, noi eravamo tutti pietriti. Però Dove vabbè, ce siamo l'abbiamo fatta e finiti? siamo qua. Esatto. Però è stata una Però bellissima vedi, è esperienza. servito. Ha voglia. Assolutamente, assolutamente. Ora siamo Voglia. disinvolti insieme. Esatto. Ascolta Sara, hai dichiarato in una passata intervista, cantare solo per Dichiarato. me. Volevo giusto darti un tocco, cioè, Paroloni. era giusto per Vabbè. dire, per usare un termine da liceo classico, sai, modestamente. Allora, Non l'avesse capito. se non fosse chiaro, ma ecco. Allora, cantare per me, cantare solo per me senza pubblico è come parlare da soli, perché effettivamente parlare da soli è un po' diverso dal parlare in pubblico, però soprattutto volevo concentrarmi su questa roba. Parlare in pubblico con parole tue è diverso da parlare con un discorso scritto da qualcun altro. E volevo capire se succede la stessa cosa con le canzoni. Cioè, visto che tu sei una Ma cantautrice, se noti la differenza cantando una canzone scritta da te o scritta da qualcun altro. sicuramente sì, tipo adesso questi pezzi nuovi che sono usciti, diciamo, sono con altri autori. Si nota differenza perché comunque sei più riparato, nel senso non sei così esposto come quando porti pezzi solo tuoi. Però dall'altra parte è anche vero che quando porti pezzi solo tuoi, cioè ti stai donando al pubblico, questo sono io, se vi piace ok, se no amen. Quindi ha i suoi pro e contro, diciamo, la cosa. Ok,
Tra l'altro io mi sono sempre chiesto se io farei la stessa cosa, nel senso se scriverei cose molto intime nelle mie canzoni e poi lanciarle al grande pubblico, perché è un modo per esporsi anche troppo forse, boh, sarà che io magari sono sì, una persona riservata. Sì, però sarà la prima fase quando uno un po' si vergogna così, certo. Dopo cioè, diventa una cosa normale, nel senso non ci fai neanche più caso, piano piano. Cioè, anzi lo fai con piacere, sì. Sì, piano piano, certo. Beh, bene. Sì, poi... farsi ascoltare e metterci del proprio è quella forse è anche la chiave sicuramente, però insomma affrontando questo tema sul farsi ascoltare è bello anche quello che tu dici, no? Che hai fatto questa unione, tra questa confluenza di sintomi, chiamiamoli così, appunto da dove deriva il tuo nome d'arte, Sindrome, dove da una parte dici che viene ascoltata mentre sei sul palco e canti e quindi ti ascoltano, dall'altra il lato della psicologia, no? Dove tu sei tu che ascolti, e questa unione è un credo un mix pazzesco, perché qualcosa di cioè che uno compensa l'altro, no? Un po' come i poli opposti che si attraggono. Cioè, penso sia proprio questo, nel senso, comunque col periodo Covid ho sentito un sacco la mancanza del cantare in pubblico, quindi cioè, solo ad ascoltare così. Okay. Cioè, manca proprio perché non hai il feedback, non hai quello che ti fa continuare a cantare, insomma, non so come spiegarlo in altre parole. Certo. Nel senso, la musica è proprio farla per altri. Per altri, certo. Ti metti assolutamente a disposizione. Vabbè, ovviamente anche per se stessi, per sfogarti, così, sicuramente. Per farsi ascoltare. Sicuramente, no, assolutamente. Ma poi, ecco, come vivi queste due... questo mix, queste due emozioni anche opposte, se vogliamo dire, seppur si toccano, no? Seppur si vengono incontro. Penso che siano proprio complementari, nel senso, comunque, l'ascolto c'è sempre, ci deve essere, che poi può essere ascolto di pezzi di altre persone, l'ascolto dei testi proprio, nel senso, concentrarsi su quello che l'autore dice, cosa vuole trasmettere, così, e dall'altra parte cantare, quindi anche i pezzi propri, farsi ascoltare. Cioè, penso siano due facce della stessa medaglia, in realtà, non ci può essere l'uno senza l'altro. Esatto, vedi, così come se non ci siamo io e Nicola, non ci sono neanche Federica e Rosare, quindi due, vedi? Esatto. È vero. Beh, e a volte si può creare anche della confusione, del disordine, ma poi lì ci arriveremo, no? Un po' quando tu arrivi in camera e trovi tutto quel disordine, cioè tu non guardi la tua camera, mia camera. No, dico la tua, come per dire la mia. Anche la mia camera, no, scherzo. Lasciate perdere. Esatto. La mia cucina. Arrivi, entri in camera, beh, dici, ho fatto un bel disordine, nel senso, ne vai anche fiero con tutto quello che è di negativo. Tua madre un po' meno. Forse neanche te ne accorgi più, cioè sei talmente abituato che fai, vabbè, è così ormai. Esatto. È strano quando la metti in ordine, dopo. È vero. Vedi. No. È vero. Tutto a posto, niente in ordine, come si dice. Esatto. Pure c'è Salmo che dice tutto fuori posto, tranne il mio disordine. Anche quello. Carino. Bella. È il tuo singolo, Meraviglioso Disordine, mi ha dato lo spunto perché allora, il disordine è tendenzialmente visto come un difetto, no? Però, quanto senti, voglio il doppio parere, sia da musicista che da psicologa, che il proprio disordine, le proprie parti meno sane, le proprie debolezze debbano essere affrontate e vissute e non nascoste o soffocate. Quanto pensi che possa essere utile nella musica e a livello personale? Ma cioè, penso soprattutto a livello personale che sia importante questa cosa, perché non lo so, siamo arrivati in un punto in cui bisogna sempre mostrarsi perfetti, essere... cioè veramente perfetti, schierati, non c'è più data la libertà di noi stessi, no? Invece è un po' una protesta contro questa cosa, il pezzo questo qui, cioè un po' un vabbè dai, cavoli, facciamo noi stessi, cioè anche perché comunque quando incontriamo persone che sono veramente se stesse, autentiche, c'è un diverso tipo di interesse, non lo so, nel senso... Da parte mia mi affascino proprio una persona vera, piuttosto che una omologata che per carità avrà la sua storia e la sua vita, però oltre un tot non ce la faccio, dico vabbè basta. Però è difficile emergere dal branco, eh?
Sì, ma cioè non è un dipende. Essere diversi. No, è distinguersi. Cioè, essere... è... Sì. Dipende dalla sì, personalità. Ma è difficile perché, cioè, non so, ce lo vietano quasi, nel senso... Ma... C'è sempre questa critica a chi si mostra per quello che è, no? Uno che sì. mette una foto che magari non è perfetta subito, ah, schifo, no, non va bene, per dire, l'esempio più banale che ci capita sotto certo. gli occhi tutti i giorni. Sì. Cioè, piuttosto che dire hai messo una foto, sei tu, quindi. È vero. Poi anche vero. Dall'altra parte, non andare troppo in là, perché uno dopo dice lo devo fare per forza perché devo essere diverso. Bisogna stare in quel limbo. Sì, esatto. Cioè, dopo c'è il meccanismo del sistema che cioè alla gente piace questo, quindi devo mostrarmi così. Cioè, sì, esatto. Non ha senso, perché comunque la vita è una e... Brava, e va veramente. Vissuta. Cioè, noi dobbiamo viverla bene con noi stessi, inutile... che ci mettiamo ad accontentare poi chi, nel senso, sì. anche perché la gente che poi ti critica lì, non è una persona certo. che conosci e che sa qualcosa di te, esatto. fondamentalmente. Esatto, ed è per questo che noi chiediamo a quelli che ci guarderanno a casa, e voi che persone siete? Disordinate? Esatto. Perfette? Fatecelo sapere nei commenti, ragazzi. È vero, o siete candidi come me e Gabriele stasera. Esatto. Hai visto che candidezza stasera, eh? Si può usare sempre candidezza? Invece noi siamo dark, siamo, hai visto gli opposti proprio? Io sono come il nostro schermo. Le donne. È vero. Quindi noi siamo arrivati alla fine di questa piacevole chiacchierata. Invitiamo i nostri follower, chi vedrà il video, a seguirti sui social, anzi se vuoi dire dove possono trovarti. Allora... non l'indirizzo di casa, ma la classica allora, risposta. No, diciamolo, perché altrimenti poi si presentano gli stalker, quelli con l'S all'inizio. Esatto. No, come noi, e non è colpa nostra, vorrei dire. È vero. Se siano disordinati, io li accetto. Va bene. Esatto. Okay. Ma vale, psicanalizzo e me lo faccio contare come tirocinio, cioè non è un problema. Brava, l'utile e dilettevole. Non male. Sono TFU anche quelli, ormai si chiude tutto. Buttali via. A parte gli scherzi, dove possiamo trovarti? Allora, su Instagram _sindrome, perché l'avevano già preso il nome. E se no, maledetti. E se no su YouTube, meraviglioso disordine, sindrome, c'è anche il video. Bello, perfetto. L'abbiamo già visto. E tu sì, esatto, vabbè, bravo Nico. Già visto, apprezzato. Esatto. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Sì. Va bene, yes. Messo like. Adesso, un attimo, cioè. Calma. Commento. E tra l'altro la sigla dei talker si dice metti like e vieni qua e non fai là. Dicevo, come live, se qualcuno oltre a seguire volesse vedere No, per ora boh, niente, perché di solito l'improvvisiamo, scopro sempre all'ultimo Però, perché la mia vita è disordinata anche in questo, cioè non riesco a organizzarmi, quindi non lo so. Però ne però su Instagram, quindi se mi seguite poi vedete le cose. Grazie. Esatto. Scopriamo più o meno insieme dei live, perché è sempre tutto così un po' improvvisato. Perfetto, allora seguite, così se dovesse esserci qualche live lo scoprirete in tempo utile per andare. La sera. Tipo la mattina per la sera. Ah, esatto. Ma guarda, va benissimo, tanto noi viviamo alla giornata, sì che... Sì, va esatto. Bene. Di vita. E allora, talkers a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao Sara, grazie ancora.